Quelli come me non hanno che parole da offrire, ma le parole non sono poco in questo sconfortante silenzio. Lo scrive Paolo Rumiz nel nuovo libro appena pubblicato da Feltrinelli, Verranno di notte, lo spettro delle barbarie in Europa, che completa la sua quadrilogia sull'Europa. Lo scrittore, giornalista, viaggiatore, è stato a Salerno, ospite della Casa della Poesia al Teatro È Genovese. un libro che ho scritto in pochissimo tempo. L'ho cominciato a scrivere alla metà di marzo e l'ho finito poco dopo la metà di aprile, quindi un libro scritto in un mese e pochi giorni. Per il libro che pensavo si potesse liquidare in una trentina di pagine, una specie di pamphlet, un opuscoletto. Questo libro nasce dalla disperazione di un'Europa che non ha imparato niente dalla lezione di due guerre mondiali, un'Europa che è ancora ostaggio delle nazioni, dei piccoli giochi, dei governi che sono mano a mano al governo nei diversi paesi. È un libro che nasce da 3-4 anni di riflessioni su questo tema, e le ho accumulate e a un certo punto mi sono detto tutte queste riflessioni sono perfette per diventare un libro, per diventare un pamphlet. Pensavo di fare qualcosa di molto più corto, in realtà è venuto un libro di 200 pagine che mi è scoppiato tra le mani e che esprime soprattutto la mia ansia, la mia angoscia, ma anche il bisogno di trovare una via d'uscita e di consegnare a quelli più giovani di me, io sono solo un vecchio Barbagianni brontolone, una fiaccola di lotta. C'è chi gioca a fare la guerra, la politica gioca a fare la guerra alcune volte, c'è una voce, quella del Papa, no? Sembra un po' l'unica, isolata, quasi derisa alcune volte, insomma, ma qual è la soluzione che si potrebbe trovare? Ma io trovo che viviamo un momento di grande vuoto culturale e dietro questo vuoto culturale c'è la perdita di senso delle parole. Siamo immersi in un bla bla che ci paralizza, ci rende inerti e indifferenti. Non credo che oggi ci sia la possibilità di un ritorno a una situazione anteguerra. No, quello che è drammatico è l'incapacità di reazione in questo momento del popolo italiano. Non ci indigniamo più, a prescindere da chi governa, non ci indigniamo più. E questo secondo me è un fenomeno gravissimo, perché non è così in parecchi altri paesi, la Germania in particolare. Ha visto scendere in piazza milioni di persone contro il possibile ritorno a una dittatura d'anteguerra. Da noi è come se tutto ci scivolasse sulla pelle. Qual è la soluzione che le immagina, a parte, diciamo, la consapevolezza e l'indignazione popolare? Non esiste una ricetta immediata, ma la soluzione. Non ho il toccasana, però dico qual è il mio compito come scrittore, come intellettuale, come giornalista? È quello di raccontare le cose, raccontarle con il cuore, non più con fredde analisi illuministiche, ma con forza, con entusiasmo, con la voce, così come mi piace venire a fare qui a Salerno nell'ambito della Casa della Poesia. Luogo che amo follemente, così come amo il Sud, nonostante tutti i suoi difetti. Ma narrare ai bambini, narrare ai propri nipotini, narrare ai propri figli, ritrovare il gusto del raccontare, che oggi si è perduto.